Ci siamo! Ciao raga! Ciao a tutti! Buonasera, 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 scusate. No, che scusate, in perfetto orario, 19, 19 un minuto adesso. Benissimo. Allora, oggi raga ho dovuto anticipare la live perché questa sera ho un impegno improrogabile e non posso mancare. Quindi ho dovuto anticipare alle 19, spero che questo orario possa essere interessante per magari conoscere qualcuno di nuovo che ci viene a far visita. E per il resto niente, ieri sera abbiamo fatto metà del capitolo 4, penso, metà, credo metà, e due boss. Due boss perché il primo era del capitolo 3 e non l'ho considerato perché il tizio dei cocomeri del quale non sappiamo nemmeno il nome, tra virgolette, perché non ci ha detto niente, non l'ho considerato e quindi niente. Bene. Bene, Wukong proprio perfetto. Che cazzo è successo? Ma che cazzo è successo? Raga, ma è partito Wukong allo schermo sbagliato. Ma è partito Wukong allo schermo sbagliato. Mo' vediamo che possiamo fare. Allora, schermo senza bordi. Finestra. Conferma. Ma che cazzo è successo? Non sto capendo. Ok, adesso ho capito. Raga, mi è partito Wukong sull'altro schermo. Non ho capito per quale cazzo di motivo. Boh, vabbè, i soliti problemi. Allora, let's go, let's go, let's go. Ci siamo. Super gasatissimi. Andiamo subito in game. Subito, subete, subete, subete. Eccoci. Che bello sto gioco, raga. Quanto mi sta a piacere. Quanto mi sta a piacere. Quanto cazzo mi sta a piacere. È bello perché è fatto bene fondamentalmente. Anche se è un gigantesco tunnel, però è fatto bene. Cioè, è interessante. Parecchio interessante. Allora, ieri sera siamo arrivati a questa grazia. Cioè, grazia. Vabbè, io le chiamo grazie ormai, le chiamiamo grazie, dai. Che si chiama la fonte purificante. Dopo aver visto una scena di Zubaye che veniva portato in una stanza, dopo che avevamo visto che comunque a lui era stato innestato uno spillo nella testa, e ce lo siamo ritrovati contro. Ce lo siamo ritrovati contro, devastato perché l'abbiamo spaccato, ma la seconda e la terza fase sono stati veramente allucinanti. Si è trasformato prima in una carpa, poi è diventato un rinoceronte, poi sono diventati due rinoceronti ed era quasi praticamente impossibile da colpire. La cosa che ho notato nel capitolo 4 è che in questo capitolo ci sono un sacco di boss che si mutano e si muovono velocemente. Partendo dal Cocomeraro che era diventato quei cerchi di fuoco. E poi ci siamo ritrovati il rinoceronte con Zubai che si è trasformato. Vabbè, maniacale. Maniacale. Ho fatto delle cose fuori di testa. Sta cosa che mentre sto assorbì.
Com'è la chat non scompare? Che stai a dire? Aiuto. Beh, OB sì, per forza, se no i messaggi come si leggono? Ho capito, ma lo posso modificare subito? Sì, ma lo posso modificare istantaneamente. Cioè, non. Lo posso modificare subito, cioè non ci vuole veramente un cazzo. Cioè, non so se me lo prenderà subito, se si imposterà subito. Sì, l'ho lasciata io così. Sì, allora. Addirittura. Mi dici, cioè mi dite se si sente il gioco, raga, per favore. Bozzolo di riso, addirittura. Si sente, perfetto. Forse è pure troppo forte, vero? Aspetta. Effettivamente potrebbe essere che è troppo forte. Come ci ha abituato Wukong in queste live, questa potrebbe essere benissimo l'arena di una di quelle rane. Addirittura una scimmia. Non è targettabile, ok, quindi è un NPC sicuramente. Però io prima volevo uccidere questo. Lo volevo proprio dilaniare in mille modi. Nel gioco, amici di Twitch, nel gioco. Chiaramente. Bella forte sta build. Veramente bella forte. Qualcuno ci sta sparando. E quel qualcuno adesso assaggerà la furia del bastone della scimmiotto. Vada perfetta. Ma forse che si deve anticipare un pochettino. Forse si deve anticipare un pochettino. Mi ha fatto capire. Ciao, frate. Brother, ho pubblicato su Insta che facevo la live alle 7. Faccio dalle 7 fino a verso le 9 e mezza, 10 meno un quarto, 9 e mezza. Mi faccio 2 ore e mezza, frate, filate su Wukong. Non posso prenderlo perché? Ok. Oddio, sto cazzo di scorpione, che rottura di cazzo. Raga, quello lo devo uccidere perché sennò durante la boss fatti. Oh, fratellino, brother! Come stai, fratello? Ciao, Drughito! Buon pomeriggio, ragazzi! Ma benvenuti! Benvenutissimi! Allora, raga, questione scorpione è un dito in culo. Ve lo dico proprio. Ve lo dico proprio everybody.
Signor Scorpione, per favore stia lì. Grazie. Devo picchiare qua prima, se no la... addirittura ci sto per un'altra. Porco due, qua lo dovevate mettere quello azzurro, che c'ha una vita infinita. Tutto a posto, brother. Tutto a posto, fratimo. Si gioca a Wukong, raga. Voglio finire. Lo voglio finire perché voglio, vorrei giocare con quello schifo di Enotria. Visto che dura solo 14 ore. 45 euro di gioco, 14 ore. Ma vattene a fanculo. Ciò vuol dire che se lo speedrunno lo finisco in 7 secondi e mezzo. E devo spendere 45 euro per 7 secondi e mezzo, visto per come gioco io i Souls. Che corro livello e spacco i boss. Cioè mi dura una live. Mi faccio una live di 6 ore, 7 ore, è finito. Frate, sì che lo finisco in 10 minuti. Cioè sì, effettivamente sì. Però lo voglio giocare perché lo vorrei giocare. Cioè io, frate, gli ho dato... Io alla beta gli ho dato 4 alla strega, alla stregua di Lords of the Fallen. Tutto sbagliato, frate. Il semplice fatto che tu per lottare devi spingere lo stesso pulsante per saltare. Cioè, che cazzo succede quando io devo correre a recuperare le rune in mezzo a 50 mob e San Gabriele mio, scusatemi, non vorrei mai. È un santo di vicino al mio paese. Non posso saltare, cioè non posso recuperarle perché mi prende il salto e mi butta in mezzo ai mob. Guarda, è tutto sbagliato. Spero l'abbiano aggiustato. Proverò e vi dirò. Cioè, raga, veramente. Veramente. Tanto ormai sono abituato ai giochi da 4, frate. Cioè, sono veramente abituato. Lords of the Fallen addirittura, per quando mi ha fatto schifo, ci ho fatto pure il New Game Plus. Per provare un'altra build che poi effettivamente si è rivelata rotta peggio di della prima. Però è comunque un gioco che fa schifo, frate. Cioè, io non lo sopporto. Vediamo Enotria. Vediamo che cazzo succederà con Enotria, raga. Non ne ho assolutamente idea. Guai libellula, spiriti. Vediamo che cosa accadde. Allora. Si continua. La strada è qua. Vedi perché, raga, dico che è un enorme tunnel. Cioè, tu c'hai proprio le lanterne che ti indicano la strada. Sì, ok, questa cosa per facilitare magari ai player un po' meno avvezzi, se proprio vogliamo dire, cioè dire sto termine. Cioè, un po' meno, capito, che non c'hanno un po' la manetta. Però, raga, per una persona che gioca assai anche ai Souls, un gioco così, raga, è facilissimo. Che una volta che hai buildato il personaggio, hai preso la build forte, poi tocca schivare. Noi siamo abituati a ben altre schivate. Qua lì ha dei boss, raga. Pecca. È un gioco pazzesco graficamente, come potete vedere, cioè, è assurdo. È assurdo. Cioè, guardate i semplici raggi di luce di sta scena, i rami, le foglie. Cioè, raga, a me mi fanno impazzire. Le armature. Però sono tutte cose che poi nella recensione, quando lo finisco, scriverò e dirò e considererò nel voto. Perché, raga, attualmente è 9,5. Però potrebbe anche scendere da quello che sto vedendo. Potrebbe anche scendere, ma scendere vertiginosamente, raga. Cioè, se io andrò a fare, mi troverò magari quando succederà il boss finale che mi fa gli stessi freeze dei boss che ho trovato fino a mo'. Mm.
Ah no, non è lui. Pensavo fosse il tizio col cappello e già lo stavo picchiando. Ragazzi, il problema dei capitoli... Allora, raga, partiamo da un presupposto. Partiamo da un presupposto. Il capitolo 2 è difficile. C'è una differenza di difficoltà tra il capitolo 1 e il capitolo 2 abissale. Il capitolo 3 non è difficile. Assolutamente. E questo fatto che si sia come semplificato lo sto notando anche nel capitolo 4. Perché a parte Zubaye, la seconda fase, quella quando si è trasformato in come si chiama? In carpa e il rinoceronte, io non ho fatto più di un try con gli altri boss. Raga, ma non è questa la strada, Santan? Eh sì che è questa la strada. Ma qua c'è un falò, ok. Qua ce n'è una, giù sotto ce n'è un altro. Là c'è un'altra strada. Ok, raga, ricordiamoci sta strada, allora, dai. Oppure andiamo prima sotto e poi veniamo qua, visto che questo prosegue avanti. E questo semplificarsi l'ho notato tantissimo al capitolo 4, raga. Cioè, non... Un bel boss alla Malenia. Quando arriva. Cioè, quello che sto dicendo. Scusatemi se sono un po' rompicoglioni e ripetitivo su Malenia. Ma un bel boss che dico: e mo? Che cazzo faccio? Cioè, quello sto aspettando, raga. Il punto di rottura. Sto aspettando quello, ma. Ecco perché forse magari anche la live stessa non. Non è incalzante, perché stiamo andando ai boss, facciamo un try e li scoppiamo. Lo so. Non lo so. Capitolo 4, livello 79. Da quello che mi è stato detto, che ho sentito in giro, sto gioco si finisce al 100. Quindi noi credo che siamo in perfetto livello. Non credo di essere overlivellato. Non mi sembra. Non lo so, raga, non lo so. Vediamo, dai. Vediamo, allora. Abbiamo offerto l'incenso. Ci riposiamo, scendiamo sotto. Facciamo la strada e via. Eh sì, dai, dobbiamo scendere sotto. Non ti fare male? Top. Ok. Qua mo se ne trasformano 5.000. Ah no, raga, scusate, ma che cazzo sto a dire? Non c'è nessuna strada, quella è da dove siamo venuti. Quindi va bene. Dobbiamo proseguire allora. Qua non mi fai scendere, perché non mi fai scendere? Ok, quindi non è qua. Però io sotto ci posso. Sotto ci siamo stati noi. Abbiamo ucciso il tipo con le corna e le lanterne. Raga, altra cosa assurda di sto gioco è la telecamera. Cioè, c'ha delle telecamere pessime. C'ha veramente delle telecamere pessime, raga. Ecco perché ho detto che può scendere vertiginosamente. Però, raga, la cosa che vi devo dire è che io non ho visto le ripetizioni. Cioè, ho visto una ripetizione sola con il testone qua, il tizio con la testa gigante, questo qua. Con lui. Cioè, perché ci sta sia lui normale che lui santificato, che mo non vi... Cioè, al primo capitolo c'è il tempio di Xin, di... Xing mi sa che si chiama.
Che praticamente è lui con la veste tutta dorata, incredibile, fortissimo, che ho affrontato. Quindi fondamentalmente la ripetizione c'è stata, però raga negli altri livelli no. È stata fighissima sta cosa, non ho visto un boss uguale e sta cosa mi sta a fomentare, abituata ad Elden Ring che vai a fare il Sacriderma e te li ritrovi prima a Villa Vulcano, poi te lo ritrovi al paesello in mezzo alle pazze che ballano. Poi te li ritrovi a Farum, cioè un sacco di ripetizioni, raga. Un saccaccio di ripetizioni. Lo stesso Mog due volte, Margit slash Morgoth 2 o 3 volte, in galere diverse o in posti diversi. Cioè, così. Questi, Game Science. Explosion cervello, ragazzi, cioè proprio totale, perché hanno fatto hanno messo una varietà di cose da vedere pazzesca, pazzesca. Comunque, andiamo. È un po' tutto piattino. Boss? Finalmente? Raga, ma magari arrivasse un boss assurdo. Ma magari. Perché magari il passato ora siamo qui insieme e non ricordi che ti ho risparmiato la vita quando mi ha chiesto di uccidere tutte voi? Addirittura. Ah, la signora. Già ucciso il centopiede. Ma poi si pentì e cercò di riparare al danno. Ci vuole bene, ragazzi, vai. Ci vuole veramente bene. Fighissima. La tizia qua, ragazzi, l'affrontiamo. È tipo caccia una katana, mi caso a pazzi. Malvagia megera, non vedi quanto sei invecchiata? Sei ancora ossessionata dalle smancerie alla tua età. Addirittura, la zia, ti copri di ridicolo. Addirittura, mai dire una signora che è ridicola. Ti ho pensato con affetto e ho sognato in attesa del giorno. C'è capito la signora? Hai mangiato dopo aver copulato, così che posso. Avrebbe dovuto risparmiarti dai cerimoni giuranti stupidi. Ragazzi, stiamo scadendo veramente sul pessimo. A posto, 5.000 ragni. Let's go. Ragno violino. Everybody. Oh, hai sentito la notizia di Maurizio Merluzzo che è stato morso da un ragno violino? Oddio, la bambina! La sesta sorella! Questa è quella più forte di tutti! Che ragno rivoltante che ha dato vita a un errore simile! Il tuo destino non ha nulla a vedere con me! Ho solo riposto male la mia misericordia! Perché ci ho messo tanto a rischio di morire? Va, chiama le tue sorelle. Comunque, raga, Izalit. Lei è la strega e queste sono le figlie. Citazione pa proprio palese. Palese, raga, palese, palese. I ragni. Quelag, la sorella. Sì, frate, a parte le animazioni, ma vedi, lo stai vedendo. Ragno viola, affrontiamo lei. Mi sento male. Triturerò tutto, affetterò il fegato. E te li farò mangiare. Mado, raga. Let's go, everybody.
Qua sono cazzi amari. Ok, questa spruzza, le ragna spruzze. Ah, non posso camminare sopra le ragna spruzze. Vaffanculo a Mammed. Oddio, raga. Una cocciata te la pigli tutta. Ma chiamiamo un po' le ciocche qua, vediamo un po' che accade, che accade. Allora, il fuoco. Ah, veleno, veleno a smerdo. Veleno a smerdo. Ah, è debole al fuoco, raga, a posto. Let's go. Let's go! Beh, allora potremmo pure usare il tre teste a sto punto. Let's go. Let's go. Le usiamo tutte, raga. Quello che ci abbiamo usiamo tutto. Se ne andato sottoterra, esploso, ma avvelenato. Mo mi uccide, vuoi vedere? Però io ti faccio così e ti scoppio. Eccolo qua. Eccolo qua. Amigdala time. Amigdala time. Raga, mi state rendendo conto che non mi sta attaccando? Cioè, non mi sta attaccare. Ve lo state vedendo? Cioè, fa 4 attacchi in croce. Non posso castare, bene. Ah, perché ero acchiappato. Ok. Schivabilissimo. Quello pure. Infatti schivata perfetta. Un'altra schivata perfetta. Si butta a pesce, raga. Quindi va dritto. Let's go, buonanotte. Buonanotte, ragno. Ah, non è morto. Oh, lo usa pelle di pietra, va bene. Un'altra schivata. Mo' mi imbriglia. E sono cazzi amari. Eccolo qua, lo sapevo. Raga, fondamentalmente, cioè, è fermo. Schivata perfetta. Un'altra schivata. È andato, dai. Buonanotte. Ma crepato, raga. No, l'ho ucciso. Let's go. Fermissimo, raga. Molto, molto fermo. Molto easy. Seconda fase sicuro. Molto easy la prima, quindi sicuro seconda fase. Eccolo. Continuo ad abbassare il voto perché continuo a vedere queste cose. Raga, non abbiamo ucciso nessuno. Ah, eccola la seconda fase. Ok. Zampa di ragno. Porco due, nucleo d'albero dorato. Aiuto! Oh! Oh! Corri. Raga, ma che cazzo fa? Ci siamo impazziti! No, ti prego, dai, perché mi devi fare tutta sta cosa di corsa, mo? Corri! Corri! Mi ammazzano, raga, i ragni. Mi ammazzano, porco due, i ragni. Come cazzo me li levo di dosso? Sto rotolabbi. Ecco, fuoco come? Non posso. Dove devo andare? No, raga, vi prego, sono morto. Incredibile, ma dove devo andare? Ma che è sta cosa schifosa, raga? Ma se uno soffre di aracnofobia, che cazzo fai? Non lo giochi, sto gioco. Mannaggia santa.
Devo correre, raga. Ma là c'è una porta. Là c'è una porta, raga. Là c'è una porta. Mannaggia santa. Raga, dove cazzo dobbiamo andare? Su, e la strada finisce. What? Ma che cazzo ha fatto? Ma poi mi sono caduto, mica c'era un buco. Mica c'era un buco, raga. Mica c'era un buco. Ah, ecco. Ah, questa ci ha salvato. Grazie. Ah, ci sta aiutando. Ci stai aiutando. Vuoi che facciamo fuori? Frutto di Lucia. Let's go. Fragrante di Lucia. Questo, raga, serve per potenziare le flask. Tempio del fiore giallo. Nuova zona, raga. Nuova zona del quarto capitolo. Andiamo, dai, let's go. Ci piace. Forgia, posso fare un'arma? Eh sì che posso fare un'arma. Che sarebbe... Raga, ma quanto è figo. Ma quanto cazzo è figo sto bastone. 85. Nucleo d'albero d'oro. Nucleo d'albero d'oro, raga, devo fare i boss. Non so se lo posso comprare il nucleo d'albero d'oro, ma non credo. Non credo che si possa acquistare. Eh sì, uno solo ce n'aveva. Vabbè, appena finisce sto capitolo, raga, che si resetta il negozio, lo prendiamo e facciamo l'arma. Per il momento usiamo questa. Ah, qui si torna nel verdegiume. Che dolcezza. Salve. E tu chi cazzo? Oh, finalmente un cazzo di Yoshimitsu. È uno Yoshimitsu. Oh, un cazzo. Sì, uno Yoshimitsu. Ma ti dovevo menare. Sì, spero di sì. Immagino era un NPC importantissimo che mi dava l'arma sua. Incredibile. Ritratti aggiornati adepti. Zubaie. Nato con un cuore goffo, intrappolato nel progresso e nel ritiro della vita, rompendo precetti ripetutamente, seguendo la natura, non l'impresa del Buddha. Con rastrello e zanna, frantumando il destino, scavando il peso del karma, rotolando nel mondo fangoso, incurante del disprezzo o del dibattito, nel cielo più alto sopra la piscina di giada, tra le nuvole e la nebbia turbinanti, le fanciulle celesti svolazzamente indietro. Oggi la regina madre dell'Ovest ospitando... Madonna, raga.
Questi se li vuoi leggere tutti, impazzisci. Però me lo prenderò del tempo per leggerli. Magari ci faccio una live apposta. Strano che ci fai andare qua. E infatti, strano che ci fai andare qua. Solo se ci stava qualcosa. Perché, ragazzi, da quello che abbiamo capito, Wukong è tutt'altro che open world, è tutt'altro che open map. Un grosso imbuto. Ma che cazzo sei tu? Ma che cazzo sei tu? Ma che cazzo sei tu? Ma che figo. Genziano. Molto abruzzese sta cosa di mettere la genziano. Qua che cazzo ci sta qua? Un fosso. Ah, non ci posso andare. Bene. Benissimo. Let's go. Loto di giada. Ok. Raga, comunque, avete notato una cosa? Pochi mob. Cioè, pochi nel senso... Sì, caratteristici, ma ce ne stanno pochi per le zone. Pietra del Monte delle Api, bevanda e commestibili. Let's go. Quando usi il fiasco conferisci una probabilità significativa di bere senza consumare. Utilizzi del fiasco. Cioè? Obbi, mi traduci sta frase. Quando usi il fiasco conferisci una probabilità significativa di bere senza consumare. Utilizzi del fiasco. Che cazzo significa? Una cosa, una fischietta, come se non la consumasse. Everybody. Un altro Yoshimitsu. Ma perché non mi dà... Ma perché mi la... No, ma veramente. Mi starghetta... Il tizio. Vabbè, andiamo avanti. Allora, due di quelli e uno di questi. Questo gli facciamo subito così. Tu mi sembri abbastanza velenoso, zio. Due e due. Uno, ma sono di taglia grande. Oh raga, mi state a prendere a cazzotti e questa cosa non va bene. Mori. Strupido. Strupido, ho detto, raga. Strupido, fa ride. Che ci sta qua? Un po' di volontè. Volontè, egalité, fraternité. I francesi, povera noi. Numeri uno. Qua sopra non ci si può andare. Per quale cazzo di motivo? Va bene. Proseguiamo. Proseguiamo. Ciao. Mi chiamo... Kong. Wukong. Sei un mostro bruttissimo. Lo sapevo, amico mio. Buonanotte. Fungo testa di serpente. Fungo testa di scimmia. What the fuck? Che cazzo è quello, raga?
È un serpente tigre? Ma qua ci sta zio Gino. Che stai a fare? Tutto su, ma quanti cazzo ne siete? Raga, ma avete visto quanti cazzo ce ne stanno qua? Dai, lo zio Smith, lo so. Basta, basta. Abbiamo capito. Sì, sei bravo con la spada, però non hai vita. Ma raga, là ci stava un ser... una tigre. Un serpente col pelo della tigre e la testa della tigre. Però qui mi sa che stiamo avanzando, quindi no. Dobbiamo andare dalla tigre. Cioè dal serpentigre. Ma quanti cazzo ne sono, raga? Ma quanti cazzo ne sono? Cioè, là ci sta quello. E là ci sta quello, quindi devo andare a uccidere prima quello. Per forza. Scusalo, zio. Non mi permetto più. Porco tu, bravissimo. Ci ho preso una cannata sul cervello incredibile. Allora, signor Serpentigre, si faccia guardare. Ma raga, veramente? È veramente un serpentigre. Però mi dispiace, amico mio. Ah, ma non è manco un boss. A posto. Ciao serpentigre. Grazie ragazzi, a più tardi. Raga, le ciocche sono rotte, mo scusatemi, ma le ciocche sono rotte. Sottile filo dorato, let's go, possiamo finire a fare l'armatura, forse. Nucleo mentale, let's go. Allora, raccogliamo questa roba. E proseguiamo. Dove cazzo stava la strada? Help me, please! Mi sono perso! Oh, ecco, ok. Raga, è un enorme tunnel, è un enorme tunnel, strada già decisa, tutto già prefatto. Non c'è molto da capire. Sì, ci stanno. Ci sono luoghi che ci stanno. Ah, ma proprio questi sono seriali. Sono proprio seriali, ce ne stanno pure un sacco. Top, brother. Top, frate. Ce ne sta un altro. Ce ne sta un altro. Io penso che... Se gli facciamo il caricato. Lo scoppiamo. No. Ma che è sto coso, raga? Ma che cazzo è sta roba? Ma avvelenato sto cazzo di maledetto, maledetto. Mi fai curare. Grazie, grazie, grazie. Siete davvero gentili tutti e due. Hai appicciato, grazie. Oh, lo zii, tu sei un serpente, salti come una tigre. Smettila, per favore. Tu qua sei un mezzo bacarozzo vomitevole, schifoso, brutto. Come il diavolo. Ciao. Vaffanculo pure tu.
Raga, so belli belli forti. Dammi il mio forziere. Open the door, please. Pezzetto d'oro, sabbia raffinata. Che cazzo ci devo fare? Ok. Cioè, mi stai a dire che la strada è chiusa? Assorbiamo tutte queste rune o volontà, come la vogliamo chiamare. Allora, qua si sale e questa è la strada. Quindi, let's go. Raga, capitolo 4, gigantesco. Ma qua si può scendere? Scusami. No, si muore. Bravo, baciamo. Ma veramente? Da qua mi hai fatto respawnare? E mo che cazzo ne so io dove devo andare? Cioè sì, lo so perché l'ho appena fatto, però non mi ricordo la strada. Cioè, noi abbiamo affrontato la madre incredibile, super fortissima. E mo ci mancano tutte le figlie. Cioè, quindi sono sei. Wukong. Bello Wukong, che corri e non ti tocca nessuno. Sì, lo zii, sì, c'hai ragione tu. Dove cazzo sta la strada, signore Benedetto? Sta qua la strada, signore Benedetto. Qua la strada, signore Benedetto. Eh sì. Vai. Quindi come fa la scimmietta? Quanto è figa. Ai. Vattene, andatevene su, dai. Lasciate perdere. Gli scarsi come pochi. Oh, e tu? Falocchio, falocchio, mon amour. Basta. Basta rompere i coglioni. Ok. Una strada, due strade, tre strade. Ok.
Ci senti? Raga, è enorme sto capitolo. Come tutti gli altri d'altronde. Come tutti gli altri d'altronde. Meditation time. Guardate che cazzo di spettacolo di grafico. Guardate che cazzo di graficone sto gioco. Un altro passo, cioè proprio bello, 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 fatto bene. Cioè... Poi, giustamente, c'hanno... C'ha le sue pecche. Però, ero partito da un 9,5. Ero partito da un 9,5. Frate, io ero partito da un 9,5, brother, mo... con tutte ste cose che sto vedendo, si inizia un po' ad abbassare la questione. Acciaio di Kun. Brother, per adesso è calato a 8. 8, 8, 8, 8 meno. Eh sì. Ma quanti ne siete? Bravi ragazzi, bravi, bravi ragazzi. Bravi. Bravi ragazzi. Sono volati di sotto. Sì, sono in piedi del tuono. Sono torto. Sì, frate, sì, perché comunque da gusto è bello, mi piace, mi sta impegnando tanto, cioè mi diverto assai a giocare a sto cazzo di gioco, frate. Guarda tu. Però, brother, certe volte mi fa impazzire, te lo giuro. Sì,
乌龙白尾燕子啄泥白蛇吐信摘星换斗凤凰展翅古石长根野马跳涧钟馗照镜罗汉降龙 Poverino, questo non è riuscito magari a attaccare. Contro di 5 nemmeno uno. Che cazzo di ridere. Qua che c'è? Scusami. Fammi capire. Quanto cazzo mi piace l'attacco caricato. Fortissimo. Ok, come faccio ad aggrare quello? Porco Dio. Ho pensato a questo, non ho pensato a questo. Carabeo comandante. Ah, si para sto pezzo di merda. Ma vattene a fanculo, va. Ma veramente. Non l'ho preso! Porco due, non l'ho preso! Carabeo comandante, raga, porca miseriaccia. Ma ho ucciso lo scarabeo comandante, raga. Foresta d'efferatezza. Yao
Raga, torno subito, 2 secondi. Torniamo subito, eccoci. Andre, ci sei, brother? Ti volevo chiedere una cosa. Se stai guardando, frata. O se stai lurcando, frata. Allora. Dobbiamo uccidere tutti, raga. Li dobbiamo uccidere tutti, purtroppo. Allora. No! No! Un'altra volta sti cazzo di vermoni! Raga, pensateci voi, per favore. Io devo fare. Tanto lettura per avere porta di qui. Scusa? Su che cosa sono rimbalzato? Sulla roccia? Altra gente cattiva qua. Andiamo, andiamo. Andiamo in massa. Signori, scusatemi, ma... Oh! Quanto cazzo mi piace l'attacco caricato in questo gioco, porco due, quanto cazzo mi piace. Quanto cazzo è fi... Scusa, ma il serpente? Ok. Ah. Signor serpente. Frate, ti... T'ho chiamato un attimo, cioè nel senso... T'avevo chiesto e ti volevo chiedere una cosa, però vabbè, dai, se devi andare, frate, vai. Senza problemi. Ti ricordo, frate, che se lasci il lurchino... lascia almeno uno il volume, perché sennò... Non conta la viewzetta, grazie. Madonna, che figo.
Ah, frate, allora volevo sapere che cosa, cioè se c'era qualche novità più che altro per il lunedì, che cosa, cioè come funzionerà a parte il talk in generale. Se comunque facciamo anche qualche one shot. Ma figurati, brother, io ho chiesto se eri in chat giusto per sapere, per chiederti sta cosa. Cioè, quello ha lasciato una pozza di veleno qua. Giusto il falò. Bene, così non devo ripartire. Porco due. Madonna raga, quanto cazzo mi piace il moveset. Cioè, è assurdo, non potete capire, non potete capire quanto cazzo mi piace il moveset. Quanto cazzo è bello. Quest'arma a breve sarà nelle mie mani. Devo trovare solo il modo di trovare i nuclei. Allora, andiamo giù, facciamo quello. Giustamente, qua ti respawna pure Sant'Antonio di Padova. Quanti ne siete? Vieni qua, vieni zio. Vieni qua. Ah, mo non l'ha lasciata. Va bene, raga. Fa come cazzo di fare sto gioco. Cioè, prima ha lasciato la pozza di veleno, mo non l'ha lasciata. Cioè, posso capire. Allora. Andiamo, va raga. Frutto del Dao. Oddio, qua non ci credo. Ci ho creduto. Ha fatto una cosa bellissima. Ha fatto una cosa bellissima. Ho fatto una cosa fighissima. Che bello. Non ci credo. Dai, vabbè. Sprecata la paralisi. Dove vai, comandante Scarabeo? Dove vai, comandante Scarabeo? Mo ti pari. Che merda quando si para, che merda. Che merda quando si para. Scusa? Let's go! Avevo dimenticato tutto ciò! Avevo dimenticato questo! Raga, fare schivate per... Perrione! Il Perry ti condanna, zio, il Perry ti condanna. Dobbiamo scoppiare. Volontà seta, foglie di ferro fredde e ci ha dato pure l'anima, nodo del vuoto, dai, ti prego, dammi il cazzo di... Dammi il nucleo dorato, ti prego. Non me la fai fare il bastone del ragno. Vai, cazzo! Scarabeo comandante.
Allora, per lunedì attualmente la certezza è che saremo io, tu, Drugo, Drac. E se non ci sono imprevisti, anche Sed dei Five Dragons Collective. Top, l'argomento principale sarà il world building. Top, frate. Top, top. La struttura di una campagna. Fighissimo. Fighissimo. Top. Tavoletta dei tre supremi. Oggetti unici. Aumenta significativamente la probabilità di colpo critico. Top. Let's go. Let's go. Let's go. Sì, quindi ragazzi, lunedì preparatevi perché sarà una bella serata. Sì, tocca andare qua su. Nello specifico è una persona molto piacevole da conoscere. Inoltre lui collabora spesso e aiuta anche Dottor Morgan. Fate, Dottor Morgan è quello che giocava con i D20 Nation. Morgan, lo conosco benissimo. Cioè so chi è lui. Ed è un ottimo massimo. Non so riuscire a passare da Axe. Sono una brutta persona. No dai, brother. Ma perché ha staccato lui adesso? Raga, per forza. Sì, ma lo conosco, fratello, lo conosco. Ho capito chi è. Ho visto un sacco di campagne loro, fratello. Un saccaccio. Pure in live, cioè nel senso che stavano in live e stavano a giocare. Non i VOD registrati. Che cazzo è sto posto? Che ci sta qua? I mostri. È forte, Dio bestia. Non fanno un cazzo di danno. Però, raga, non si staggano. Dai, fammi vedere qualcosa di pazzesco su. Oddio, raga, aiuto. Ma che sono tutte ste strade? No. Allora, andiamo prima di qua, va. Andiamo di qua e meniamo a sti due. Okay.
stupido. Stupido bebè. Certo, in quinta sarà un po' tosta da gestire, però almeno lì so che mi basterà lanciare semplicemente sassoni per farmi i cazzi miei con la chat. Ok, frate, buon refresh. Fanculo, merdaiolo. Mannaggia il Cristo santo. Apriamo, va. Devastante. Grazie, frate. Grazie. Apprezzo molto tutto ciò. Poi che cazzo sono sti cosi, raga, che cazzo sono? Che cazzo sono sti cosi? Cioè non si capisce se sono centipedi, se sono... Che cazzo so, boh. Cambiata la musica. Cambiata la musica. Ma qua addirittura si scende. Porco due. Aspetta, aspetta, raga, aspetta. Dai, dammi un cazzo di falò su. Non c'è un falò qua, ma veramente. Perché si è curata, scusami? Non ho capito perché si è curata, raga. Che figa.
È fortissimo, tra l'altro. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Dama fungina di sto cazzo. Porco due, raga, è tosta. Era tosta, non moriva. Cioè, ho dovuto un attimo accelerare. Non voleva morire, non voleva morire. Zero. Porco due, oh. Ah, ok. Non ho capito, ma... Oh, oh. Allora, tramonto dei nove cieli, bevande, tramonto dei nove cieli, bevande. Dove si va qua, mo? Dove mi porti? Ma veramente? Devo proseguire qua? Ma per forza. Qua, sicuro qua. Strada chiusa. Puttana la miseria. No, dai, ti prego. Strada chiusa. Devo fare tutta sta strada per il cazzo. Quindi riscendiamo e facciamo quell'altra strada. Va bene, va bene. Allora, qua è una strada e l'abbiamo fatta. Mo. Quella è una strada e va bene. Però io voglio tornare di qua. Voglio tornare proprio di qua. Perché di qua c'era un'altra strada. Eh sì. Eh sì. Ma si ricollega a quella di là, mi sento male.
Meditation time. Raga, è figo. Figo un sacco. Bello, bello. È blu. Raga, guardate che cazzo sta succedendo. Guardate che cazzo sta succedendo. Buon divertimento, ragazzi. No, raga, la mattanza dei tonni abbiamo fatto, porco due. Aiuto! La madonna, raga. Che cinema, che varietà di roba assurda. Ho troppo ridere. Grazie. Serpente tigre si chiama, raga. Incredibile. Si chiama veramente serpente tigre. Eccolo. Dan shi qin zhong qu, he lao xian shang yin. 情啊爱啊，不过是白云苍狗，终归都会结满蛛网，重归虚无。侯兄弟，破镜南重圆，你有空劝劝那位猪长老，可别陷得太深。本是女中仙，思凡作茧复洞中。 Ok, quella la canta. Basta. Per me del vino risvegliato. Per potenziare.
本是女中作贱。 Il vecchietto si è incazzato. Ma veramente non ci sta niente qua. Ok, volontà, ottimo. Andiamo là e vediamo che succede. Addirittura, ancora in piedi. Ancora in piedi, raga, ancora in piedi. Vabbè. Assurdo. Ancora in piedi. Niente, raga, mi mette veramente a dura prova il capitolo 4. Davvero a dura prova, top, un falò, meno male. Mega boss fight qua, sicuro. Meno male, meno male, guarda. Riposo. Allora, qua c'è una strada. Boss fight subito così. Eccolo. Oh my goodness. Ti prego. 救我！即将你射了局，又与你法宝相助，三就败了。真见了他，我下不去手。后来天女人赶到，我打斗不过，董离已被那猴子叫到翻天覆地。区区一只猴子，也忒无礼。你旧伤未好。 又被他打作心上，放心，我替你打点。师妹，我的那样东西可还在你身上？还在。师妹啊，你虽样样不济，能把天命人引来这里，也算功德一件。 但我借你的东西，得先还回来。addirittura。 儿童小辈，若何能意外我的苦心？
我再吞噬掉天明人的结余根基，我便可不再受昆仑摆布。师妹，你的仇我自然会报，你哭了一辈子，安心去吧。 Ma che è sto bordello? Madonna raga, quanta cazzo di vita c'ha sto coso. Raga, è stranissimo sto boss della manta. Più che altro troppo caotico. Cazzo è forte. Parlavano di lui, quindi il boss impossibile del capitolo 4. Effettivamente è un macello, ragazzi. Due, quanto cazzo è forte! Ma che è sta cosa, raga? Ma che ora lo? Thank you.
sta roba, raga. Ma che è sta roba, raga? Ma che è sta roba? Porco due, che è sta roba? Ma che sta a fare? Cioè, si è mangiato la spada per... Porco due. Si è mangiato la spada per che cosa? Non ho capito. Capito, cioè veramente non ho capito. Ma Addirittura un pezzo di mappa intorno alla boss fight. Figo. Bella sta cosa. Cosa ci darà? Ma ti pareva che non ci si poteva andare? Ma vattene a fanculo, va. Thank you.
Non ci credo, porco tuo Cristo, ma veramente. Ma non ci credo, non l'ho preso. Porca vacca.
心，千花谷中，我给你一个位置。Finalmente siamo arrivati a un cazzo di boss pazzesco. Ci siamo arrivati a un cazzo di boss pazzesco. Finalmente l'avevo chiesto a gran voce. L'avevo chiesto a gran voce a inizio live e siamo arrivati al boss pazzesco. Ok. Ma vattene a fanculo, va. Vediamo se sta tattica può funzionare. Vediamo se sta tattica può funzionare, ma non credo. No, ma veramente. La richiamate, non ci posso credere. Ma che cazzo da è, raga, qua? Thank you.
金光，青铜遮日月，金吞无能，天太真火。Sbagliato, evoca dopo la cosa, dopo la cosa. Ne evoco dopo. Dopo la cutscene. Sono scarso di merda. Madonna, sta cosa quanto mi sta sul cazzo! Dai, lo devo portare fino a quella cazzo di seconda fase di merda e chiama le scimmiette, su. Vaffanculo, su. Dai. Dai. Vaffanculo, merda.
due, porco, due che palle. Sì, frate, qua è un casino di Cristo. Qua è un casino di Cristo, brother. Sto boss è fortissimo. Cioè, non posso usare le magie alla prima fase. Non posso usare le magie alla prima fase. Vaffanculo, non posso usare le magie alla prima fase. Ok, brother, grazie. Vì che buon profumino. Mamma mia. Userò le magie alla prima fase, raga, per tenermi le scimmiette in seconda. Per forza. Che cazzo è questo? Ciao fratello. Mamma mia, raga, che cazzo di boss.
Che cazzo di casino. Che cazzo di casino, raga. Me lo so chiamato il boss difficile. Me lo so chiamato. Cazzo di spada di merda. Non ci credo!
No, ti prego, ma veramente. Ma veramente. Porco due, raga, non ci posso credere. Mannaggia il demonio, ma veramente. Mannaggia santissimo. Babbo.进退无能，太真火，还
Va bene. Ragazzuoli, io vi ringrazio e ci vediamo domani sera. Continuiamo a fare sto boss incredibile, bellissimo. Fighissimo. Vi lascio con il cliffhanger. Ok. Vi lascio con il cliffhanger per domani sera. Raga, buonanotte, buona notte a tutti, buona serata e grazie della compagnia. Un bacio. Ciao.